Allora, signor Pacchera, buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene? Ottimo. Allora, oggi lo zoo comunale è al campo di tamburello di Cavaion Veronese perché, insomma, il buon Pacchera ci ha invitato per far vedere un po' i risultati di un suo lavoro che... Nostro lavoro, che, insomma, è un qualcosa che dà del ben sperare, perché insomma vedo tantissimi bambini che si avvicinano a uno sport, se vogliamo, un po' di una volta. Però invece, intanto, come ti è nata la passione del tamburello, se Pacchera, e questo vorrei saperlo, e dopo da quanto hai iniziato questa tua propensione verso uno sport, dicevamo, un po' di nicchia. Ciao a tutti, buongiorno. Tamburello ho cominciato quando avevo 7 anni, continuato fino a 6 anni fa, e dopo, per motivi di lavoro, ho dovuto abbandonare. Il Cavaion Pacchera è di mio papà e mio fratello, il presidente di mio papà, e niente, sono partiti con un discorso per fare i bambini, e siamo partiti con 2 o 3 bambini, perché sennò bambini col tamburello è uno sport un po' dimenticato, e siamo partiti con 3-4 bambini, adesso siamo 15-16 bambini. La cosa bella è che non facciamo pagare niente. Che non è male, sapendo, insomma, che bene o male un bambino o una famiglia che deve anche sopportare e supportare il proprio figlio in quello che è una dinamica sportiva, la media di 300-400 euro all'anno li spende sempre. Invece voi, con il tamburello a Cavaion, non fate spendere niente. Quest'anno abbiamo deciso di non far pagare niente, gli abbiamo fatto le tute, abbiamo fatto i tamburelli, tutto gratis, abbiamo fatto gli zaini. E quando fanno allenamento diamo da mangiare e da bere gratis, perché è una cosa che ho detto, invogliamo, visto che a Cavaion era un periodo che bambini tamburello era un po' morto. Il buon Pacchera, insomma, in arte Giuli, perché lo conosciamo tutti per essere Ogebli. Mi ha sempre un po' incuriosito come personaggio di Cavaion, perché oltre ad essere il nipote di un personaggio che noi allo zoo comunale abbiamo già intervistato, Zio Tilio, che salutiamo chiaramente, hai una passione per il tuo paese che non è da tutti, anzi io so che ti dai da fare sia a livello sportivo, come abbiamo visto. Allora, abbiamo detto tantissimi bambini, vedo anche tante famiglie che vengono a accompagnare i propri bambini, diventa un po' anche un modo per ricompattare un po' anche la famiglia, questo di portare i bimbi a tamburello. Perché noi abbiamo deciso, come oggi, con i vari sponsor che ci hanno dato delle cose per gratis e così, di invece di fare medagliette o coppe, che dopo, insomma, i bambini le tengono, li facciamo la pasta gratis. Il catering Bardolino ha offerto le Coca-Cola e l'aranciata per i bambini. Complimenti al catering, quindi vedi che alla fine il bello è che riesce a unire un po' tutte le cose, no? Quindi sia gli sponsor che ti danno fiducia e logicamente ti danno la possibilità anche di ampliare un po' l'offerta ai tuoi bambini, ma soprattutto anche fanno capire come il mondo anche del tamburello non è proprio uno sport dimenticato, anzi tutt'altro. Ma quello che mi fa piacere, mi raccomando, su Giuli, faccia il bravo. Non posso mangiare la pasta perché devo andare al lavoro, e quindi però tornerai stasera? Tornerò sicuramente questa sera. Allora, anche tu... perché stamattina era la festa dei bambini. Sì. Dopo le 1 sarà la festa dei genitori, perché noi è dalle 6:30 stamattina che siamo qua a preparare, e anche durante gli altri giorni. Oggi ci rilasseremo e quindi sarà la festa. È la festa per di tutti, è la festa di tutti, e questo mi piace da morire. Allora, attenzione però, Sir Giulio, lei pensava di essersela cavata così facilmente. Io solitamente ai miei ospiti, alla fine della diretta, domando che animale si sentono di questo zoo comunale. Ma lei, signor Giuliano Pacchera, invece, che animale si sente di questo zoo comunale? Un'aquila. L'aquila, anche l'aquila è bello, non è il falco, che già lì ha. L'aquila, perché l'aquila? Spiegami. Mi sarebbe piaciuto perché è libera, quando vuole mangiare prende, se ne sbatte di tutto, e quando ha fame va. Concordo, l'aquila mi piace. Mi raccomando, allora, amici del zoo comunale, fate i bravi, e se potete e riuscite, venite a trovare Giuli qua al campo di tamburello a Cavaion Veronese. Fate i bravi. Ciao a tutti, ciao. Grazie.